Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui tornati su Clash of Clans. Mi è piaciuto nell'ultimo video, c'è stato tanto supporto ragazzi, tanti like, tanti commenti. Mi raccomando, manteniamola anche su questo video. Teniamo viva la serie, superiamo sempre i 350 like, se possibile anche i 400. Vediamo cosa riusciamo a fare con questi like. Soprattutto commentate sempre, a fine video darà un hashtag da mettere giù nei commenti, quindi vedete tutto il video e mettete questo hashtag. Nello scorso episodio abbiamo fatto dei sondaggi, per la prima volta avete votato voi la prossima cosa che devo sviluppare, se l'arco AX o la torre inferno, e ha vinto di ne nettamente la torre inferno. Quindi quello che andremo a fare è semplicemente, come prima cosa, andare a migliorare la torre inferno a livello 2, che ci metterà 10 giorni. Boom! Ora, tra la truppe che vi avevo dato da votare, che dovevo sviluppare dopo gli arcieri a livello 7, che finiranno comunque una settimana, gli arcieri allo 8, mi sa, no, gli allo 7, e sì, gli allo 8, e avete scelto i barbari, quindi farò i barbari, non in questo episodio, ovviamente, perché ci vuole ancora una settimana. E tra le altre cose, come avete visto dal titolo, faremo un attacco fulminatori, perché la caserma ha finito, io li sto facendo una full, arriveremo a 40 minatori. Probabilmente sì, no, 44 minatori, buono. E vi farò solo minatori e poi porterò una pozione scheletro, due cure e due furie, vedo un attimino. Non ho la regina, finisce tra 24 ore, non posso nemmeno gemmarla. Ho solo il barbaro, ma faremo un attacco così, tanto per for fun, per vedere un po' come funzionano. Abbiamo un altro spazio libero, abbiamo il pieno dell'Isir e io vorrei fare dei pezzi di mura. Se possibile, questi però costano oro, va bene così, facciamo due pezzi di mura. Di questo tipo che abbiamo quasi portati tutti all'otto, poi da qui possiamo usare l'elisir, però dobbiamo decidere cosa fare prima con l'elisir per vedere poi quanto ce ne serve. In realtà c'è da portare avanti le caserme nere perché bisogna fare i bocciatori che sono molto forti per le ore, anche se io non sto facendo ore attualmente e non le farò a breve, però è bello provarli. E nel prossimo episodio, che registrerò a breve, perché la prossima settimana parto, ragazzi, da martedì prossimo a martedì quello dopo sarò in Spagna. Chi mi segue su Instagram avevo postato un post in cui vi avevo invitato a indovinare dove sarei andato. Ebbene sì, è la Spagna, quindi seguitemi su Instagram, ragazzi, alec-youtuber. Comunque i link dei miei social sono qui in descrizione, andatemi a seguire perché lì pubblico foto e pubblicherò anche foto durante la mia vacanza. Però cercherò di programmare i video anche per quella settimana. E quello di Clash of Clans per quella settimana probabilmente lo farò tra un paio di giorni. Quindi non so se riuscirò ad arrivare col pieno delle risorse, però avrò parecchi slot liberi perché come vedete la Torre Inferno e la Regina stanno finendo tra 24 ore, c'è anche il campo addestramento e finisce alle 3, quindi non lo so che episodio farò, ma probabilmente sceglierò un'alleanza perché come mi avete detto anche se non faccio war è bene entrarci e quindi sceglierò un'alleanza, non tra quelle che mi avete detto voi perché sennò faccio torto a qualcuno, me l'avete chiesto in moltissimi, cercherò di sceglierne una a caso io e vediamo un po' tanto per starci e comunque chiedere truppe e cose varie. Detto questo, allora, innanzitutto dobbiamo scegliere cosa fare. Abbiamo detto la caserma nera, io direi di metterla in up, sono 6 milioni, quindi 2 milioni e mezzo ce li ho, 2 milioni e mezzo. Qui costa, quindi dovrei poter fare due pezzi di muro al 9, che è comunque molto buono. Questo dovremmo portarlo tutto al 9 per poi cominciare a finire quello al 10 che sta un terzo fatto. Quindi adesso 6 milioni di elisir e boom. Ci metterà 12 giorni anche quella, mamma mia, 12 giorni quella e 10 questa, veramente tempi stratosferici. Andiamo a finire di prendere la roba qua, sì, è rimasto solo un po' di oro, perfetto, 1 milione e 2 d'oro, a saperlo facevo un altro pezzo di muro, ma va bene così. E quindi questi sono i cambiamenti. Adesso, nel prossimo episodio avrò due slot liberi, quindi tocca a voi scegliere, ragazzi. La Queen al 20 non la potrò fare perché come ho detto lo farò tra pochi giorni e costerà 100.000 di nero, non so se riuscirò ad arrivare a 100.000. Potrei impegnarmici, ma la vedo abbastanza dura se lo registro domani o dopodomani. Ditemi voi, ragazzi, votate se volete l'arco X che come prossimo cosa che sviluppi, come difesa e sviluppi, scelga l'arco X livello 2 oppure sviluppi il barbaro a livello 18. Col barbaro altri 20.000 di euro riesco a farli, posso svilupparlo, quindi barbaro al 18 o arco X al 2. Qui in alto a destra trovate la I, apritela, oltre la playlist di tutte Rotomax TH10, che questo è il terzo episodio, ragazzi, troverete anche questo sondaggio. Andate a votare e votate se barbaro al 18 o arco X al livello 2. La scelta a voi. Detto questo, altre novità che ho fatto non in diretta sono questa trappola scheletro l'ho portata a livello 3, come le altre, quindi l'ho maxata anche quella nuova. L'ho fatto a tempo perso, così non ho dovuto rompervi il cazzo a voi. Qui intanto le notifiche di Instagram che arrivano a manetta e porca puttana.
Poi ho portato avanti anche questa bomba gigante, che era quella nuova, giusto? Sì, l'ho portata al 3 anche lei, quindi adesso le ho tutte al 3, dovrei averle, sì. Eccole qua, stanno tutte al 3, perfetto. Quindi ho portato a paro anche la bomba gigante, in realtà dovrebbe avere un altro livello, sì. Però è quello nuovo, quindi quella nuova l'ho portata a pari. Ho portato a pari anche questa trappola scheletri, così ho portato un po' a paro alcune trappole di quelle fondamentali e che si portano in fretta. Poi ho portato anche gli estrattori, due estrattori nuovi al 4, piano piano li porterò su. La trivella non l'ho ancora toccata, dovremmo farla in realtà, anche perché per primo livello sono 2 giorni. La farò magari non in diretta, in diretta mi tengo le cose più grosse, ragazzi. E niente, quindi abbiamo gli slot pieno, abbiamo l'attacco da fare, abbiamo inviato il sondaggio sulla prossima difesa da fare, ricordate in alto a destra, e quindi niente ragazzi, andiamo ad attaccare. Ovviamente io i minatori non li ho mai usati, quindi non ho la più pallida idea di come essi funzionino. E ma aspetta un po', c'ho il pieno, me l'ha fatti tutti? Qui intanto la connessione che lagga, vediamo un po'. No, ancora sta facendo ragazzi, allora gemmiamo questi minatori che restano. Abbiamo il pieno? Sì, è tutto pieno, quindi andiamo a ricapitolare. Abbiamo 44 minatori, il Re Barbaro agliello 17, 2 furie, 2 cure e una pozza scheletri, che non abbiamo ancora provata da quando l'ho sviluppata. L'avevo detto, avrei fatto un video e non l'ho fatto, forse lo faremo prossimamente, me l'ho proprio scordato. Andiamo a dezoomare perché... Oh, questo non è male ragazzi, perché c'ha comunque buone risorse ed è facile da arare, è tutto vicino, tutto attaccato. E tutto caruscio, è tutto lì, adesso la sfartiamo male. E allora io direi, non so come attaccare raga, quindi io direi boh, piazza tutti i minatori qua, boh, non lo so ragazzi, non mi prenderete per culo, non l'ho mai usato, quindi non so manco bene come funziona. Tenemone un po', mandiamo il barbaro qui sempre con loro, mettiamo una cura qua, oh, metti la cura, porco due, oh. Mettiamo una cura qua e una cura da sto lato, così a cazzo. Teme cura a cazzo, poi mandiamo i scheletrini qui al mortaio. GGVP. Poi mandiamo un altro po' di minatori qua e un altro po' di minatori a supporto di questi. Poi mandiamo una furia qui e una furia da quest'altro lato. Così a cazzo, raga. Mi sembra che stanno a sfartare tutto a me. Mi sembra che stanno a macinare, a macinare, scavarca muro, a macinare, scavarca muro, a macinare. Ho buttato tutto giù, sono arrivati al centro, hanno asfaltato qualsiasi cosa, penso che dovrebbe essere un 100% abbastanza easy. Questi praticamente distruggono, mettono sottoterra e riasfaltano, sono tipo overpower, porca troia. Infuriamerei, tanto qui non servirà, quindi voglio infuriarlo, anche perché qui stanno a finire tutto, tiè. Guarda che roba, ho fatto tipo... fatto 3 stelle in... che cazzo ci ha messo? Un minuto, porco due. Che cazzo macinano questi? Sono buggate queste truppe. 300.000 di oro, non male come bottino. Comunque serve sempre. E cazzo, sono sopravvissuti un sacco dei minatori ragazzi. Ho tirato le cure inizio e pure lì ho attaccato pure male, perché comunque ho mannato subito le cure. Ma era pure facile l'obiettivo ragazzi. Però vorrei un attimo vedere play, perché boh, non ho fatto un tempo a vedere un cazzo. È stato talmente rapido. Vabbè che il villaggio non era niente di che, messo così, era strutturato pure male. No, andiamo a 2x. Ho mandato i minatori qui, zoomiamo un attimo. I minatori qui, in pratica loro che hanno fatto? Hanno pulito tutto, l'altra metà me le sono tenute, ho mandato il barbaro. Loro una volta che hanno pulito poi scavarcano e vanno all'unità più vicina. Non c'hanno... vedete come cazzo vanno rapidi, cioè... penetrano dentro e spaccano tutto. Io poi ho piazzato un po' a destra e un po' a sinistra. E in pratica velocissimi, spaccano e vanno alla cosa più vicina. Non danno priorità alle difese, vanno alla cosa più vicina. Spaccano, 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 hanno un bel danno cazzo, sono pure rapidi. Porco due. Niente male ragazzi sti minatori, e me li dicono in combo con i bocciatori. Suggerite un po' di combo da fare quando farò i bocciatori, anche se tra 12 giorni, quindi non sarò il prossimo, sarà ormai a settembre ragazzi, perché 12 giorni sono veramente tanti. E però mi piacciono sti minatori, mi casano parecchio. Sicuramente non so buoni per farmare, perché c'ho 80 falli e comunque 4200 l'uno è parecchio. Però cazzo è buono, buono. Mi sono piaciuti. E sicuramente il, per carità, sono copiati da Clash Royale, quindi non è che mi entusiasmano come truppa. Però sono belli forti, nel senso, non c'è bisogno di usare spaccamurio, spaccano, vanno sottoterra, e quando vanno sottoterra non credo siano targettabili. Quindi per un momento, finché non arrivano alla cosa dopo, non sono targettati, quindi potrebbero schivare tranquillamente bombe di mortaio e cose così. E quindi non so per niente male ragazzi. Scrivete nei commenti come vanno usati, con che esercito, con quali combo, se ci stanno combo con i bocciatori.
E niente ragazzi, l'episodio finisce qui, non è un episodio lunghissimo, abbiamo fatto alcune cose, abbiamo farmato, nel prossimo sceglierò l'alleanza. Ricordo l'hashtag da lasciare, adesso l'hashtag di fine video che ormai è diventato un classico, sotto nei commenti l'hashtag sostegno per Alec, hashtag sostegno per Alec. Lo cambiamo perché sennò tutti pensano che Alec Top fanno i furbi, perché in genere mettiamo l'hashtag Alec Top, mettiamo l'hashtag sostegno per Alec. Quindi ragazzi, importantissimo, mettetelo nei commenti così mi fate capire che siete arrivati fino a fine video, supportate COC, supportate me, supportate il canale, condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi soprattutto al canale ragazzi se non l'avete fatto. Da Alec è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto.